entrate nel vostro ministero attraverso la porta della misericordia, attraverso le piaghe del Signore. È la consegna di Papa Francesco ai 13 nuovi presbiteri ordinati domenica scorsa in San Pietro. Tra questi 6 italiani, 4 provenienti dall'America Latina, 3 dall'Asia. Mai stancatevi di essere misericordiosi. Per favore. Abbiate quella capacità di perdono che ha avuto il Signore, che non è venuto a condannare, ma a perdonare. Abbiate misericordia, tanta. La missione per i nuovi presbiteri è quella di esercitare pubblicamente nel nome di Gesù l'ufficio sacerdotale a favore di tutti gli uomini per essere maestro, sacerdote e pastore senza avere paura di perdonare troppo. A me fa tanto dolore quando trovo gente che non va più a confessarsi perché è stata bastonata, male, sgridata. Hanno sentito che le porte delle chiese se le chiudevano in faccia. Per favore, non fate questo. Misericordia, misericordia. Rimanete fedeli alla dottrina del Signore, non alla vostra, ha detto ancora il Pontefice ai nuovi presbiteri. Partecipando alla missione di Cristo, capo e pastore in comunione filiale con il vostro Vescovo, impegnatevi a unire i fedeli in un'unica famiglia, per condurli a Dio Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Quindi il rito di ordinazione con il cardinale vicario Agostino Vallini e i 7 ausiliari di Roma. Il Papa si è rivolto direttamente agli eletti, sollecitandoli a manifestare la volontà di assumere gli impegni del presbiterato. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che da bambino ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.